Appuntamenti istituzionali e musica hanno accompagnato il 2 giugno in Piemonte la Festa della Repubblica. Si è cominciato presto in Piazza Castello a Torino con la cerimonia dell'alzabandiera a cui hanno preso parte, in rappresentanza della Regione, il Presidente dell'Assemblea Legislativa Piemontese e il Vicepresidente. Alla presenza delle autorità civili e militari, la banda della Polizia Municipale ha intonato l'inno di Mameli e subito dopo è stato letto il messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La giornata è continuata in Prefettura, dove il Vicepresidente del Consiglio regionale, delegato al Comitato Resistenza e Costituzione, è intervenuto alla cerimonia di consegna delle medaglie d'onore del Presidente della Repubblica a 14 torinesi deportati o internati nei lager nazisti durante il Secondo Conflitto Mondiale. I festeggiamenti si sono conclusi all'Auditorium Arturo Toscanini di Piazza Rossaro, dove l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta dal maestro James Conlon, ha eseguito il tradizionale concerto promosso dal Consiglio regionale su impulso del Comitato Resistenza e Costituzione. Dopo il saluto del vicepresidente dell'Assemblea regionale, delegato al Comitato, l'orchestra, presentata dal giornalista RAI Carlo De Blasio, ha eseguito l'inno nazionale e musiche di Verdi e di Beethoven. Al termine dell'esecuzione, il pubblico ha applaudito con un'ovazione di oltre 7 minuti.